Ciao a tutti, oggi ho pensato di registrare un video haul. Sono stata un po' in giro per negozi per questi saldi, super saldi direi. E niente, ho pensato di condividere con voi i miei acquisti super folli. Allora, sono andata prima da Terranova e ho trovato questo abitino qui. Molto molto carino, un abitino in maglia con qui il cinturino che cade proprio qui, si stringe sotto al seno e la maglia ha tutti dei ha un motivino orizzontale, righine orizzontali e a mezza manichina. Questo l'ho pagato una cifra veramente 3 euro e 99 e il prezzo di partenza era 19,99, quindi direi affarone. Poi ho acquistato sempre a Terranova qui un paio di legging con una scritta, qui le uso magari per andare a danza o anche così. C'era scritto legging sportivi, quindi un po' per tutto credo. Questi qui li ho pagati sempre 3 euro, 3,99 euro, quindi un cotone, quindi super comodissimi. Una minigonna in cotone stretch qui, sempre Terranova. Voilà. Sì. Questa qui secondo me è perfetta anche in estate, quando si va al mare, non so cosa mettere, non so, si esce, hai bisogno di metterti qualcosa. Questa, un toppino e sei già a posto. Questa qui 2 euro, 2,99 euro, quindi cioè, perfetta. Poi è molto molto elasticizzata, quindi è anche molto vestibile. Poi ho acquistato questa camicia di jeans sempre da Terranova, così leggermente sfiancata come vedete, e poi questo tessutino un po' lucidino, un po' diverso dal solito, che è molto molto carino. Io poi di camicia di jeans non ne avevo, cioè zero proprio, quindi ho pensato perché non prendere una camicia di jeans a 5,99 euro. Queste erano tutte al 70%, quindi affaroni proprio. Allora, questi di make up sono passate da Vicon e ho preso due palettine, quelle dei rossetti della linea Make Up Artist. Allora, le ho prese, ce ne sono queste due, costavano 9,90 euro l'uno. La versione rossa, così, faccio vedere, eccola qui. Ho provato per ora solo questo, è un fucsia scuro, in realtà non mi è piaciuto tanto, proverò anche gli altri comunque. In quanto a durata, devo dire che sono buoni. E poi ho preso la versione con i rossetti fucsia. È questa qui. Ok, oggi ho indosso questo. Questo mi piace molto, molto carino. Sono tutti satinati, però non lucidissimi. Satinato molto confortevole e a lunga durata. E quindi niente, li ho presi tutti e due. Dico, vabbè, facciamo questa cosa. Anche perché mi piace l'idea che si possano mischiare tra di loro, magari ci si porta dietro solo una palettina e poi si mischiano un po' tutti i rossetti, anche l'effetto degradé che va molto adesso, così. Poi ho preso, erano tutte in offerta in realtà, ma praticamente obbligato alla commessa, e queste matite. Allora, due matite occhi, sempre lì da Wacom, erano 1 euro, mi sembra. Questa è verde acqua. Questa invece è viola, ancora non le ho provate queste. E due matite labbra. Questa è una matita rosa, proprio nude sarà. Ok, questa qui. E questa invece è una matita color prugna. Eccola qui. Ok. Sono andata all'OVS e ho acquistato i prodotti della Physician Formula e ho preso il mascara, questo qui, e
organic wear e tutti i prodotti naturali, proprio li ho acquistati proprio per questo motivo in realtà. Poi ho comprato questo che è veramente carinissimo, sarebbe un blush, però a me sembra più un illuminante, con la sua perlina qui nel packaging, si apre così, non so se riesco a farvi vedere, esatto, è super, super luminoso, eccolo qui. Qui si apre e c'è uno specchiettino così e un voilà, pennellino per che si può usare benissimo in borsetta così per ridare dei ritocchi. Poi ho acquistato questo che in realtà è ancora chiuso, è un lip gloss volumizzante che non vedo l'ora di provare. Questo dovrebbe essere rimpolpante, trasparente, quindi va bene anche sopra i rossetti o solo applicato qui sul centro del labbro come punto luce. Questo, tutti ingredienti naturali, questi tre prodotti che ho preso sono proprio della stessa linea e la linea è esattamente Physician Formula Naturale. Ecco qua, questa è andata da Zenith e ho preso di pantaloni tipo da casa. Voilà, tutta insomma, così scendono a gamba dritta, poi qui c'è tipo l'elastichino, questi qui li ho pagati 6 euro, non c'è più il cartellino perché l'ho tolto e non so se si trovino ancora, ma magari da qualche parte può essere. Li ho presi sia così, questa fantasia quadrettoni, mi piace veramente tanto, così con i rombi, eccolo qua, questa è diversa perché c'è qua il bottoncino, in tutte e due ci sono le tasche e la gamba scende così e voilà, questo è tutto il mio shopping e niente, spero che il mio video vi possa essere stato utile in qualche modo e niente, se volete scrivermi qui sotto nell'info box, sono felice di rispondermi, lasciate il mio canale, il mio blog. E niente, al prossimo video. Ciao!